Ciao ragazzi, continuiamo il gameplay di Lydia. Terzo capitolo, la principessa non sei più una bambina. Teddy? Come hai potuto? Oh, che succede adesso? Dov'è finito? Non c'è più neanche l'orsetto. Ragazzi. Teddy? Dove sei? Ragazzi, la storia di questa bambina è veramente di una tristezza. Sei qui? E c'è sempre la luce. Allora, come tutte le volte, andremo nell'altro mondo, sempre passando dall'armadio, in un mondo non colorato come quello di Narnia. Strano. Sembro diverso. Boh. Sembra. Non vi sembra come se fossi un po' più invecchiato? Invecchiata, vabbè. Qui c'è un telefono colorato. Telefono azzurro, vabbè. Un caso. Proviamo ad andare di qua. Cos'è uno zombie? Dove credi di andare? Cosa te ne importa, Frank? Tu non vai da nessuna parte. Ma chiudi il becco e torna in camera tua. Che faccio? Ah, adesso il telefono sembra che si può usare, si possa usare. Sì. Devo. Salve, sono. Dunque, il tuo vicino di casa, la polizia, la consegna del. Facciamo la consegna della pizza. La pizzeria. Saremo da lei tra pochissimo col suo ordine. Vivo col sussidio, puoi anche consegnarla la pizza, ma di certo non ti pagherò. Addio. Proviamo a telefonare ancora, facciamo la polizia. Sì? Salve, sono la polizia. Stiamo facendo un'indagine. Potrebbe dare un'occhiata alle sue finestre, per favore? Dite sul serio? Di sabato pomeriggio? Io pago le tasse fino all'ultimo centesimo. E vi aspettate che io faccia il vostro lavoro? Se siete così preoccupati per le mie finestre, venite a controllare da soli. Oh, io ragazzi, io provo adesso a dire al vicino di casa, a vedere se cambia qualcosa. Salve, sono il tuo vicino di casa. Salve. Strano orario per una telefonata. Cosa vuole? Si tratta di tua figlia, la tua auto, il mercatino annuale di quartiere. Tua figlia. Si tratta di sua figlia. Dovremmo vederla per. Shh! Prima di tutto, lei non è mia figlia. E secondo, per lei è già ora di dormire. Ma. Addio. Salve, stanno andando per una. Cosa vuole? Si tratta di. Diciamo la tua auto. Che è successo? Beh, qualcuno l'ha graffiata, è stata rubata, ci sono dei poliziotti in giro. È stata rubata. Sembra sia stata rubata. Ho appena installato un nuovissimo sistema di allarme, il Tau della Gamma. Se qualcuno provasse a rubare la mia auto, il rumore sarebbe così forte da risvegliare anche i morti. Addio. Allora, figlia, abbiamo provato. L'auto. Dopo ci sono. Facciamo l'altra scelta dell'auto. Qualcuno l'ha graffiata? Cosa? Dice sul serio? L'avevo fatta riverniciare meno di una settimana fa. C'erano dei tizi che. Li hai visti bene in faccia? Forse
Prima hanno provato a forzare le Papà, porte, poi Peppa. hanno cominciato a graffiare l'auto. Li hai visti che... Dove sono andati? Sono andati verso il centro commerciale. Se fai in fretta riesci ancora a beccarli. Grazie. Perfetto, allora ce l'abbiamo cavata a toglierlo da qua il tipo. E noi cosa facciamo adesso? Ah, chi c'è? Sua madre adesso qua. Dove diavolo stai andando? Nel bel mezzo della notte. Io alle mie spalle, facendomi morire di paura. Dove stai andando? Yum, non balbettare come una stupida, rispondi alla domanda. Ora diretta e ludingan. Diretta. È una festa con degli amici. Oh, una festa, che bello. Vabbè, vai forza, spero che tu ti diverta un mondo. Uno di questi giorni ti capiterà ciò che ti meriti. Ma dai, ma è cattivissima. Uff. Mamma mia. Ma Sheila, io vediamoci al parco giochi, sono così gasato, a presto. Parco giochi dove sarà? Di là? Boh. Sì, sembra un parco giochi in effetti questo. Rallenta, bello. Fai passare la ragazza. Mi dispiace. Tutto a posto. Tutto ok? Va tutto male, diciamo. Sto bene. Ma come? Cioè, di episodio in episodio, sempre peggio diventa la storia. Ma poi dei lavori, i genitori. A quanto pare Sheila e Steve sono in ritardo. Devo ammazzare un po' il tempo. Perché non usare questo bellissimo... come si chiama? Vabbè, dai. Chiamiamolo Girello, anche se non è il nome giusto. Gira. Sheila, sei già lì? Faremo un po' tardi, scusa, ci vediamo presto. Ma, beh, facciamo l'altalena, tu. Tanto che ci siamo, eh. Un po' sull'altalena. Allora, vediamo. Papà, dove sei? Torna a casa ora. Facciamo lo scivolo. Sicuramente non torno a casa. Scivolo! Adesso che è Sheila? Siamo qui, bella! Lo senti, Steve, che suona? Stasera si fa festa! Yeah! Andi qua? Se vede la luce qua, sarà la luce il faro della macchina. Mamma mia! Ma vai piano! Aiuto! Come va, bella? Ciao ragazzi! Scusa il ritardo. Steve ha avuto dei problemi col motore. Tutto ok? Andiamo alla festa! Hai preso tutto?
Sì, boh. Beh sì, ho avuto dei problemi. Stasera faremo crollare le pareti dal casino. Yeah! Steve, dobbiamo arrivare alla festa in giornata. Sto andando il più veloce possibile. Sì, ma io sono preoccupatissimo, ragazzi. La festa non andrà da nessuna parte. Scusa se ho chiesto. Mi ubriacherò così tanto stanotte. Guarda, un bel obiettivo, diciamo. Come ci vogliamo sballare? Cicchetti o birra? Boh, qualsiasi cosa funzioni. Giusto? Giusto. Proprio l'altro giorno Steve e io parlavamo e abbiamo realizzato che nonostante ci conosciamo sin dai tempi dell'asilo, di te non sappiamo proprio nulla. E allora? Beh, credo che sia un po' strano che una delle mie più vecchie amiche sia praticamente una sconosciuta. Non ci avevo mai pensato veramente finora, ma io personalmente vorrei sapere con chi me la faccio. Dici qualcosa di te. Qualcosa. Qualcosa di imbarazzante. No, prometto di farlo anch'io dopo. Yum. Una volta pensavo che ci fosse un mostro nel mio armadio. Un mostro, eh? Sei mai riuscita a catturarlo? No. No, era solo un pensiero inquietante. Io lo so sul serio che l'uomo nero è reale, lo sai? Come? Infatti il mostro a cui tu dai la caccia potrebbe essere mio Steve. Dato che a volte sa essere un grande... No, perché? Cosa c'è che non va in lui? Nulla, ma... Quindi ora Steve è troppo per te, eh? Scusate, non so cosa mi sia preso. Non è la prima volta ultimamente. Allora dimmi di più su questo tuo mostro. Com'è fatto? Grande. Ho sempre pensato che sarebbe stato questo grosso e... Scommetto che è solo la tua immaginazione che ti gioca brutti scherzi. Non sei più una bambina, lo sai. Non dare retta a Sheila. Tutti noi abbiamo i nostri mostri. Non c'è nulla di cui vergognarsi. Steve, mi spiace così tanto. Sono corto di sigarette. Sheila, mi passeresti un pacchetto nuovo? Le sigarette? È qui. Grazie, tesoro. Come fai a essere così sicuro che questo tuo mostro sia reale? Di la verità. Ho visto cosa fai ai miei genitori. È così che so che esiste. Forse pensi che solo troppe certe cose, cose da ragazzina intendo. Ehi, tesoro, lascia rispondere lei, che ne dici? Beh, scusami, volevo solo fare un po' di conversazione. Cominciamo di nuovo. Cosa vuoi dire con di nuovo? Sono forse un peso troppo grande per te? Andiamo, piccola. Chiudiamola qui prima che finisca male, ok? D'accordo. Mi serve un drink. Allora, ecco il drink. Dirla tutta, non so proprio nulla di te. Da dove vieni? Di la verità. Lo sai dove vivo? Sai, voglio dire, se non uscissimo noi con te, probabilmente passeresti tutto il tempo in quel parco giochi, da sola. Sai, provo quasi compassione per te. Non parlarle in quel modo. Sheila, se fai una domanda, ma che... Proprio non mi dai pace, perché non mi dai pace? È solo una ragazzina stramba seduta sul nostro sedile posteriore. Chi se ne frega di cosa ha da dire? Sheila è seduta proprio accanto a te. Cosa diavolo te ne frega così tanto di sapere cosa ha da dire? Andate a letto insieme? Allucinante! Rispondimi. Dannazione, Sheila.
Sono stanco di sentire continuamente questa canzone. È tutto nella tua testa. Continua a dirtelo ancora e ancora. Sai, Steve, ha ragione. Non c'è nulla fra di noi. Mi spiace. Ma pensate forse che io sia cieca? Lo vedo il modo in cui vi guardate. Mi sento così stupida. Da quant'è che va avanti questa storia? Pensate davvero che sia tanto stupida? Stiamo insieme da quando eravamo bambini. Mi sono sempre comportata bene con te. Ed è così che mi ringrazi. Sheila, è tutto nella tua testa. Interrompi, regge gioco, panico. Interrompi. Scusatemi, sta zitta. Nessuno ti ha chiesto di intervenire. No, cavolo. Ma qua succede un incidente, cavolo. Attento. E te pareva. Mamma mia. No. Aiuto. C'è possibilità di interazione o cosa? Sono incastrata. Cavolo. Capito, sono incastrata. Prendo questo. La freccetta giù. Ecco, sono liberata. Aiuto. Che ti avevo detto? Non ti avevo detto che ti sarebbe capitato ciò che meritavi? Hai idea di cosa mi abbia fatto tutto questo? Io, sei felice di essere viva? Sai cosa è successo ai tuoi amici? Io non so cosa sia successo. Dici sul serio? Non hai idea di quello che avete fatto? No. Quel tuo amico, Steve, era ubriaco e guidava un'auto. E poi l'auto si è schiantata. Preoccupata. Cos'è successo a Sheila e Steve? Sono morti entrambi. La povera ragazza seduta sul sedile davanti si è schiantata nel parabrezza. Mi vergogno così tanto di te. Spero che tu sia fiera di te stessa. Oh no, io. Oh no, l'unico motivo per cui sei ancora viva è che qualcuno è riuscito a tirarti fuori dall'auto distrutta. Ma questo non servirà a riportare in vita i tuoi amici, giusto? Perché mi stai facendo questo? Dispiaciuta. Oh no, sono morti per colpa mia. Non ti riconosco più. Questa è una faccenda di cui si occuperà la polizia. Dovrai affrontarne le conseguenze e lo farai da sola. Non sei più una bambina.
io dovrò avere a che fare con i servizi sociali. Cosa diavolo ho fatto per meritarmi tutto questo? Ragazzi, io sto male. No. Il capitolo 4 lo facciamo un'altra volta. Perché qua adesso siamo ancora bambine. E è un gioco feroce, ma poi il trattamento che hanno i genitori, che magari non vedono i propri errori ma ragazzi, vabbè, avete visto, se avete visto il video, siete arrivati fin qua. Mamma mia, questo qua diventa sempre più crudo e violento, come... Mamma mia, vabbè. Ciao da Svitio.